No, ma non ti preoccupare, va bene. Che succede qui, eh? Mi chiedo quale di voi due abbia parlato, perché è importante sapere chi ha detto cosa. Non voglio fraintendimenti, quindi per favore, qualcuno può spiegarmi esattamente cosa è stato detto e da chi? È fondamentale chiarire questo punto per evitare ulteriori confusioni. Noi due, perché non vi fate complimenti? No, certo che no, signorina. Non è necessario. Se vuoi che facciamo dei complimenti, basta che tu passi di nuovo qui. Sì, certo, perché dovete vedere il mio corpo. Dovete fare complimenti, vero? Ti è piaciuto quello che hai visto? Sì, certo. Ma penso che sia tu a voler fare complimenti. Perché se ti vesti in questo modo, sicuramente è per provocarci. Giusto, vero? Perché cerchi tutti questi commenti? Aspetta, mi stai dicendo che mi vesto così per compiacervi? Sì, è così. Intelligente. E quale di voi due è più macio? Io no. No, nemmeno io. Va bene. Chi ha avuto più fidanzate? Ne ho avuti 20. Questa è una bugia. 20? Sì, ne ho avuti 20. È serio. Oggi il tuo giorno fortunato? Ehi, ma perché? Perché mi porterai a cena. Prendimi alle 7, va bene? Ma io, sì, e in macchina, ho vinto, ragazzo. È il tuo giorno fortunato, amico. Ora entriamo. Entriamo, perché dobbiamo litigare. Buon pomeriggio, è qui al ristorante Moreira. Wow, se vuoi ti do anche il mio cuore. Tra l'altro sei davvero carino, eh? Grazie mille. C'è una prenotazione a nome di Livia Montel. Wow, sembri un principe. Un principe azzurro, uscito da quelle favole. Grazie. Guarda qui, i tuoi occhi, wow, sono meravigliosi. Ragazza, c'è o non c'è la prenotazione? Ah, certo, certo che c'è. Ah, ops. Ragazza, e la prenotazione? Ah, certo, vieni qui, seguimi. Signora Livia, sua compagnia, può sedersi, wow. Che gatta, eh? Grazie mille. Bene, io sarò qui per qualsiasi cosa, incluso per un bacio. Grazie, grazie. La tua camicia è molto attillata, mi piace. Guarda, serio, capito? Per tutto ciò che serve? Ho già capito, grazie mille. Va bene, ora torno. Chi è lei? Ah, è una ragazza con cui ho lavorato. E lei è molto tranquilla. Che ne dici del tuo piano? Dopo qui andiamo a casa tua. Beviamo un vino. Non lo so, stare soli. Non pensi che sia troppo presto per questo? Ci siamo appena conosciuti. Io evito questi cliché. Voglio andare, sì. Parlami un po' di te. Qual è il tuo sport preferito? Correre. Mi piace molto correre. Qual è il suo cibo preferito? Il tuo cibo preferito. Bene. Hai vino, Carvigno. Oba! E che, Pedro? Ti servirò prima, ma berrò un pochino prima. Perfetto. Ottimo, Safra. Prendi un po'. I vestiti. Oh, la mia camicia! Ah, non ti preoccupare. Chiamerò qualcuno per pulire. Ione, cara, pulizia! Sono tutte, così. Non avete rispetto per nessuno. Che succede, principessa? Non è così, no. Ciao a tutti. Wow, sembra che sia in paradiso. Che cos'è? Bene, mi hanno chiamato per le pulizie, ma penso che dovrò fare alcuni lavori speciali qui. Livia! Stai esagerando. Lei sta solo essendo gentile con te. Guarda, in questo lavoro posso anche fare un'ora extra. Guarda, per favore, non toccarmi. Ah, ma vestita così, con quel vestitino, stai chiedendo, vero? A proposito, mi stai provocando fin troppo? Guarda, rispettami. Livia, fai qualcosa. Stai esagerando? Ora è così. Il dipendente del mese può toccare i clienti. Signorina, mi scusi, ma si allontani da qui. Ah, dai, non ho nemmeno fatto il mio lavoro. Ragazza, per favore, esci da qui. Guarda, se cambi idea, posso fare molte ore extra. Grazie mille, ma ho già detto di no. Rispetta. Non sai cosa stai facendo. Sto... Tutto assolutamente bagnato. La mia proposta di venire a casa mia è ancora valida. Vado in bagno. Ti rispondo subito su questo. Mio Dio, mamma. Cosa sta succedendo? Ciao, amore mio. Tu, cosa stai facendo qui? Lascia in pace. Sono venuto a finire il mio lavoro. Ah, ma parla un po'. Fermati. Vieni qui, per favore. Ti piacerà. Fermati. Da un po'. Oh, no. Guarda, me ne vado da questo posto. Basta.
Era questo che volevo sentire. Vai da parte. Rimani, davvero, rimani. Mi avete chiuso dentro. Cosa? State facendo? Fatemi uscire. Ma come abbiamo detto, non abbiamo nemmeno iniziato. Ah, sei così carino. I tuoi vestiti sono così attillati. I tuoi occhi sono così belli. Mi sono innamorata. Di lui? Fermati, lasciami. Ah, i tuoi capelli sono così belli. Questi vestiti ti valorizzano troppo, vuoi dire che non ti piace tutta questa attenzione? Smettila di fare il fascino, so che ti piace. No, non mi piace, vi sto chiedendo di fermarvi. Ma perché? Se lo fai tutti i giorni, sono stanco di andare lì ogni volta e voi continuate a farmi complimenti. È esattamente quello che abbiamo fatto oggi. Ma io... Sei un uomo, allora puoi, giusto? Guarda, nessuna donna è un giocattolo per voi. Non è giusto che noi stiamo passando per strada e voi fischiate e fate commenti tutto il tempo. Oggi sei riuscito a sentire un po' del gusto, vero? Quindi dovremo continuare... Guarda, non c'è bisogno. Oggi ho potuto capire cosa affrontate ogni giorno. E ti prometto, non lo farò mai più. E io spero, perché ho registrato tutto. E posso pubblicarlo su internet? Guarda, non c'è bisogno. Ti chiedo scusa, Livia, se ti ho messo a disagio in qualche modo. Sono single adesso. Prometto che non lo farò più. Apri il cancello. Spero che stia dicendo la verità. Va bene, fai tu. Pronto, è aperto. Ora puoi andare. Pronto, vai via. Grazie mille, ragazze. So che posso contare su di voi sempre. Guarda, sua faccia è molto divertente. Lui è rimasto davvero molto spaventato, ancora una volta